Vediamo ora Piero Angela in azione nella puntata di Super Quark dedicata al complottismo. Utilizzando il classico metodo che abbiamo già denunciato, Angela ha mescolato fatti totalmente diversi fra loro, come gli UFO, la morte di Diana o l'omicidio Kennedy, nel tentativo di unificare tutte le teorie complottiste in un'unica sindrome universale. Una specie di strana malattia da cui sarebbero afflitte di volta in volta centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Naturalmente, questo è anche un metodo molto comodo per evitare di confrontarsi nel dettaglio con ciascuna di queste teorie. Parecchi anni fa feci in televisione un programma sul fenomeno degli UFO, cercando di capire perché era così diffusa questa credenza. Come noto, l'aviazione americana, fin dal 1947, aveva aperto un servizio per esaminare tutte le osservazioni fatte da privati sui dischi volanti, e la ragione era per accertare se i sovietici non stessero per caso sperimentando qualche velivolo di nuovo tipo. Sono passati appena 20 secondi e già abbiamo la prima falsità di Piero Angela. Lui dice che il servizio di registro nacque per capire se gli UFO fossero russi, perché vuole comunque negare l'esistenza di un fenomeno inspiegabile e sconosciuto. Ma i primi a riconoscerlo, in quel caso, furono proprio i militari americani. I was 18 years old. UFOs buzzed the Capitol and buzzed the White House on July 19th, 1952. I recorded it in my diary. No one knew what it was. The switchboards lit up. Everybody was confused. A few days later, Truman, who was president then, had General Samford go on television. I have the kinescope, actually. And say, look, they're not ours and they're not Russian. We don't know what they are. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. Per fronteggiare la spinta popolare, il governo mise in piedi il cosiddetto progetto Sign, o segnale, che aveva ufficialmente il compito di spiegare le centinaia di avvistamenti che si andavano registrando un po' ovunque in America. Ma quando fu presentato il rapporto, vi fu un momento di notevole imbarazzo, poiché gli stessi militari riconobbero di non saper spiegare buona parte dei casi analizzati. We have received and analyzed between 1 and 2,000 reports. There have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. E questa sezione rimase in funzione per molti anni, senza che nessuna osservazione di dischi volanti venisse confermata. Ecco la seconda falsità di Piero Angela, che pur di negare il fenomeno UFO ha detto una bugia clamorosa. Nel 1969 il progetto Grudge veniva terminato e pubblicato con il nome più attraente di Project Blue Book. Vi erano elencati oltre 12.000 casi di avvistamento, divisi per anno, dei quali la grande maggioranza veniva spiegata da fenomeni naturali, casi di allucinazione, oppure da velivoli o strumenti volanti di origine terrestre. Restavano però circa 700 casi che nemmeno i militari erano riusciti a spiegare. Si sparse allora la voce che l'aviazione americana tenesse segrete queste carte e che non volesse far sapere la verità, anzi, che avesse anche nascosto dei pezzi di macchine extraterrestri e forse persino un pilota alieno. Naturalmente tutto questo venne puntualmente smentito. Qui Angela si è dimenticato di dirci come fu smentita quella notizia. Anche la famiglia di Frankie Rowe ricevette una visita poco piacevole da parte di un militare che non disse il proprio nome. He had this club or stick or whatever it was and he was beating it on his hand. And he would hit it. Every time he would say something he'd hit his hand. And he said, "I want you to know you were never there." I didn't understand what he meant, because I said, yes, I was. And he said, no, you weren't. I said, yes, I was. And he said, can't you get this through your head? You never saw anything. You were not there. You don't know anything. And he said, you know, this is a big desert out here. We can just take you out in the middle of this desert, and no one will ever find your bodies. He said, you'll be nothing but bones, and nobody will ever know what happened to you.
ma si diffuse l'idea di un complotto del silenzio per tenere all'oscuro la popolazione su quello che era stato scoperto. Questo è vero. Angela però si dimentica di dirci che questa curiosa voce popolare fu in seguito confermata da alcuni degli stessi protagonisti coinvolti direttamente. Jesse Marcel, prima di morire, rilasciò questa intervista. There were just fragments strewn all over the area, an area about 3/4 mile long and several hundred feet wide. One thing I was certain of, being familiar with all air activities, that it was not a weather balloon, nor an aircraft, nor a missile. It was something else, which we didn't know what it was. Mentre la conferma storica del cosiddetto complotto si trova in una serie di documenti storici emersi di recente. Il presidente Truman instaurò una commissione, Robertson Tunnel, che per prima cosa suggerì proprio di tenere nascosta al pubblico la verità sugli UFO. The Robertson panel concluded that it was in the best interest of the United States government to suppress media coverage of UFO sightings. In particolare, il Robertson Panel suggeriva di utilizzare i mezzi di informazione, radio, giornali e televisione, per negare sistematicamente ogni nuovo caso di avvistamento. Sembra proprio quello che sta facendo Angela, che ignora fatti storici acclarati e distorce quelli che ci presenta, con il chiaro scopo di continuare a negare il fenomeno UFO nel suo insieme. Incontrai il capo di questo servizio, il quale mi disse che ogni sforzo per spiegare che dietro non c'era proprio niente risultò inutile, e mi fornì un dato interessante, cioè che circa 50.000 persone complessivamente nel corso degli anni avevano partecipato a questi studi o avevano avuto accesso ai dati, e che in un paese come gli Stati Uniti un segreto del genere sarebbe stato impossibile da conservare. Ma, concluse, l'idea del complotto continuava a esistere, Il direttore di quel progetto era Hector Quintanilla, cioè proprio la persona incaricata dal governo americano di negare la quantità sempre crescente di avvistamenti UFO. È un po' come se Piero Angela si fosse rivolto al capo della commissione Warren, passata alla storia per aver coperto la verità sul caso Kennedy, per cercare di sapere chi avesse ucciso il presidente americano. Guidato dal maggiore Quintanilla, Grudge interveniva dopo ogni avvistamento e forniva subito una spiegazione di natura terrestre per ciascuno di loro. Quando tre professori dell'Ohio fotografarono questa formazione di globi luminosi nel cielo, Grudge spiegò che si trattava di uno stormo di uccelli che rifletteva la luce della città sottostante. Naturalmente, Piero Angela è libero di credere a tutto quello che gli raccontò Quintanilla. Dovrebbe però spiegare perché mai i militari avrebbero mostrato quei documenti a 50.000 persone quando il Robertson Panel consigliava di nasconderli a tutto il mondo e le loro circolari interne lo imponevano addirittura in modo tassativo. I nuovi membri del gruppo di ricerca furono chiaramente avvisati di non parlare mai più in pubblico dell'argomento UFO. Fra le varie cose che Angela si è dimenticato di raccontarci, possiamo anche aggiungere che mentre la posizione ufficiale del Pentagono sugli UFO, come la sua, è sempre stata di completo negazionismo, fra di loro sapevano molto bene con cosa avessero a che fare. Ma alcuni documenti interni degli stessi militari, desecretati di recente, raccontano una storia molto diversa. Il fenomeno riportato è reale, diceva uno di essi, e non è frutto di allucinazioni e nemmeno inventato. In un memo interno dell'FBI leggiamo: è stato stabilito che questi dischi volanti non sono il risultato di esperimenti dell'esercito o dell'aviazione. In un altro documento del Pentagono si legge: i dischi volanti esistono. La questione è coperta dal massimo livello di sicurezza negli Stati Uniti, superiore perfino a quello della bomba atomica. Ma davvero Piero Angela non sa tutte queste cose? E davvero Piero Angela non conosce MUFON? The Mutual UFO Network is a non-profit organization dedicated to the scientific study of the UFO phenomenon. Se davvero il CICAP avesse voluto affrontare seriamente la questione degli UFO, si sarebbe potuto rivolgere a MUFON, l'organizzazione mondiale che da oltre 40 anni raccoglie, verifica e cataloga con metodo scientifico tutti gli avvistamenti di UFO che gli vengono segnalati da ogni parte del mondo. Non risulta invece che il CICAP abbia mai fatto nulla del genere. Lorenzo Pinna, nel servizio che ora vedremo, ci racconterà come in moltissimi campi nasca e si diffonda l'idea di una congiura, a volte persino internazionale. Vediamo.